Buonasera a tutti intanto, grazie per essere qui. Abbiamo fatto una settimana direi abbastanza buona dal punto di vista fisico, solo qualche piccola cosa di percorso che sicuramente risolveremo per domenica, tipo la schiena di Cortese, di Lowers, il polso di Scherzig. Ma insomma direi che tutte cose che stanno abbastanza, ti ho visto che sfilano, tutte cose che stanno rientrando, ha preso uno spavento su Omar Thomas a metà settimana, di una spaccata che ci ha fatto un attimo venire i sudori freddi, ma al di là di questo, insomma, oltre sempre a Roberto Casoli che è fuori. Speriamo sia l'ultima settimana questa per lui, poi dalla prossima dovrebbe aggregarsi ai compagni. Per il resto, insomma, stiamo abbastanza bene, quindi la situazione dal punto di vista della salute direi che è buona. Chiaramente, la squadra ha cercato di lavorare questa settimana su quello che non ha funzionato bene domenica scorsa a Bologna. Siamo un po' tutti consapevoli che già abbiamo un inizio di campionato abbastanza complesso dal punto di vista proprio del calendario e per come si sta cominciando a sviluppare il campionato, chiaramente gli impegni casalinghi assumono in questo momento un'importanza rilevante. Abbiamo bisogno di cominciare a costruire proprio le fondamenta, le basi di questa stagione, che comunque sia è appena cominciata dal punto di vista agonistico. Questo vorrei sottolinearlo. Siamo alla quarta giornata di campionato e affrontiamo una squadra importante, una squadra fatta per puntare al vertice. Quindi una squadra che dobbiamo affrontare con molta attenzione, che richiederà molta energia da parte nostra, dall'inizio alla fine. Sarà sicuramente una partita faticosa da questo punto di vista. Però insomma io sono comunque abbastanza positivo e abbastanza fiducioso su quello che sarà la reazione dei nostri. Penso che comunque domenica. Sono sicuro che domenica faremo del nostro meglio. Se avete domande, sono qua. Loro sono molto lunghi, diciamo, in centimetri, no? Con quel quintettone che si sono spesso in campionato, anche numericamente, da quando sono interessati per la Coppa, hanno una costituzione delle gambe, quella di Sera, che ci insegna, al di là che il Real Madrid, insomma, che difesa in un certo modo, loro quando gli si rompono i giochi, alla fine vanno un po' in crisi. La chiave potrebbe essere innanzitutto in difesa, potrebbe essere la nostra metà campo. Anzitutto c'è da dire che per me, siccome mi aspettavo qualcosa riguardo alla partita di ieri, vi dico già che ogni partita ha veramente una storia a sé. L'Eurolega ha un suo modo di giocare, di arbitrare, ha una sua fisicità, eccetera, che c'entra poco con il campionato. Basta vedere che comunque le nostre squadre di vertice fanno. Cioè, non è che facciamo fatica, però insomma devono veramente sgomitare per riuscire a vincere, non è così semplice. E quindi è chiaro che la performance di ieri sera va presa a sé, anche perché l'avversario chiaramente era un avversario di un valore altissimo a livello europeo. Chiaramente loro hanno sicuramente una panchina molto lunga, quindi varie possibilità tattiche, risorse che insomma pesca di qua, pesca di là, magari due giocatori che possono in qualche modo fare la partita, li può sempre trovare onestamente, però io credo che noi dovremmo far più leva su quella che è comunque la compattezza di questa squadra. Io voglio dire, non abbiamo fatto un bel primo tempo a Bologna sicuramente, ma
molte altre squadre nella stessa situazione, poi non so se il secondo tempo sarebbero tornate due volte in partita fuori casa con un arbitraggio non amico, diciamo così, con situazioni abbastanza complicate di falli eccetera. Questa qua comunque è una squadra che ha reagito per ben due volte e ci siamo tornati sotto in due momenti importanti, e quindi confido molto in questo tipo di compattezza che c'è tra loro. Poi è chiaro che l'avversario davanti è un avversario di livello, non è che la partita di ieri di Roma faccia testo in assoluto, se no sarebbe troppo facile. Siccome la proprietà transitiva nel basket non esiste, quindi non è che siccome noi abbiamo vinto con Varese, Varese ha vinto con Siena, noi vinceremo con Siena molto facilmente, cioè purtroppo non è così in questo caso. Quindi bisogna stare molto coi piedi per terra e sapere che l'avversario di domenica va affrontato con, sicuramente con molta determinazione, con grande dispendio di energia, perché la loro fisicità chiaramente è una fisicità importante. Senta, Buccio, oltre quindi alla disabilità puramente tecnica, anche una Roma ferita nell'orgoglio da questo punto di vista, da muovendo per Madrid gli ha fatto imposto una severa lezione, anche Cantù nella scorsa partita, è ancora più pericolosa. Non lo so, cioè a me non piace neanche parlare troppo di loro dal punto di vista mentale, perché sono problemi loro, insomma, possono reagire in modi estremamente diversi. Noi dobbiamo essere pronti comunque a sapere che davanti abbiamo una squadra importante, che davanti abbiamo giocatori importanti, che abbiamo Washington, Smith, Crosarione, Dasic, c'è tutto l'elenco. E stop, come loro reagiranno alla partita di ieri è un problema di Bonicioli e non è una questione che mi riguarda, sicuramente non dobbiamo pensare alla partita in base a quello che sarà la loro reazione. Loro reagiranno a modo loro, non lo so, mi interessa poco. Ma io credo che sicuramente noi abbiamo bisogno un po' di slegare un pochino l'attacco che riguarda quindi il contropiede, la transizione e questo aspetto del gioco che ci consente di essere pericolosi rapidamente nel gioco, sicuramente. Poi puoi dire che partita ne può venire fuori, difficile, perché anche loro giocano in modo diverso, ma alle volte camminano, alle volte corrono, non hanno punteggi alti, però se cominciano a correre riescono ad andare bene in contropiede, quindi insomma per quel motivo lì, secondo me, perché loro hanno tanti giocatori, probabilmente una squadra a ricerca della sua fisionomia, come molti in questo periodo, e quindi noi dobbiamo essere sicuramente, cercare di mettere quello che gli americani chiamano imprinting, è un po' diciamo l'impronta, il timbro sulla partita senza aspettare. Ecco, forse l'errore a Bologna è stato un po' questo, abbiamo un pochino aspettato di vedere come andava la partita e quando abbiamo cominciato a capire qualcosa ci siamo trovati già in ritardo.